Eder. Mech. Pallister. Ieri sera 20 agosto, alcuni vigilantes della stazione Napoli Centrale hanno affermato di aver visto un ragazzo che somigliava moltissimo ad Alessandro Venturelli. Il 23enne scomparso a fine 2020 da Sassuolo, il giovane è alto 1,70 metri, ha occhi e capelli castani e diversi tatuaggi. Una rosa sull'avambraccio sinistro, una data in numeri romani, un quadrifoglio sul polso destro, due fasce nere sull'avambraccio destro e una cicatrice sul collo all'altezza della gola. Si è unito ad una ragazza e ha preso un treno verso le ore 22:00. Chiediamo chiunque abbia preso un treno a Napoli Centrale in quell'ora di aiutarci a verificare questa importante informazione. Vi chiediamo di diffonderla tra i vostri contatti. Grazie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.